dice il briatore, il primo dei perdenti. Il secondo classificato. Vabbè, ma Siamo qui con Stefano Spolverini, vincitore del secondo premio della categoria professionisti per Conteseco 2024. Il concept di quest'anno era: e se dopo il Covid-19 e le guerre in corso arrivassero gli alieni? Stefano, benvenuto. Grazie. Sono molto felice del tuo secondo posto. Tu, Alla seconda volta. alla seconda volta con noi, impressioni di questa vittoria? Contentezza sicuramente, molto, molto felice, Anche perché hai veramente. portato a casa anche il premio WhatsApp della rivista Esatto. magazine WhatsApp.com, che ha appunto premiato la tua opera in quanto immagina uno scenario apocalittico di mille anni avanti a noi, dove un archeologo del No. futuro, del futuro alieno trova Un residuato un di quello che residuato. c'era qui sulla Terra. E quindi una mano con. Allora, una mano immersa in un mare di rifiuti, anzi, un pezzo, cioè infine un pezzo di un uomo e una mano rotta, peraltro le dita rotte, che magari rotte da trauma, perché potrebbe essere morta anche per causa di una guerra, giustamente. Pugni ancora al cellulare, al quale non ci stacchiamo oramai più. Fino all'ultimo momento della vita, il tutto immerso nella plastica. Poi, in realtà, vista da vicino, la plastica sta anche all'interno della mano, perché noi la mano, la plastica ce l'abbiamo dentro. Perché questo titolo, antropoplastocene? Lo chiamano l'antropocene, non il nostro periodo. Sì. Allora, però, siccome è caratterizzato dalla plastica, che praticamente ce l'abbiamo ormai ovunque, anche dentro. Allora, giustamente, antropoplastocene, che è impronunciabile, Però rende bene l'idea, quindi è stato premiato non soltanto la tua opera materica, ma anche l'ideazione di un titolo nuovo. E quindi grazie di grazie a aver voi. Alla partecipato a questa edizione di Conteseco 2024. Ti invitiamo anche ovviamente alla prossima. prossima, certo. Seguiteci sui canali della manifestazione dell'evento, che sono appunto su Facebook e Instagram, Conteseco, e su conteseco.com. A presto! Grazie.